Intanto io fior di latte. Ti porti via le cose. Essendo diciamo il tuo valletto in questa fascia oraria, ti porto tutto questo in camerino. Questa fascia oraria è carino, grazie sì. Per Luigi. Adesso però noi incontriamo in realtà un grande attore, devo dire. Ah, sì? A me piace molto. Ah, che bello, eccolo, sì. È per la nostra rubrica Nuovi Volti del Cinema, ma sì. In realtà secondo me è un attore ormai già ben affermato perché ha interpretato dei ruoli importanti. Io lo ricordo in Marco Pantani, dove è stato straordinario. Bravissimo. Su Rai 1. Veramente straordinario, è Rolando Ravello, l'abbiamo incontrato, il servizio di Federica Montagnaro. Bene. Chuck, i nuovi volti del cinema italiano. Non è un nuovo volto, è affermato, è conosciuto, è amato, è molto bravo, è Rolando Ravello. È un piacere averti qui, Rolando. Ma voglio parlare subito con te con questa tua esperienza dietro la macchina da presa, Via Volonté numero 9. È un documentario che abbiamo iniziato a girare più o meno un anno fa, che prende spunto da uno spettacolo che ho fatto a teatro che si intitolava Agostino, ed era la storia vera di Agostino, che è un operaio che conosco, una storia di occupazioni di case, e ho scoperto tutto un mondo sull'occupazione che non conoscevo. Rolando, mi farebbe molto piacere che tu ricordassi un grandissimo uomo che è Pantani, e tu ci hai regalato una grandissima interpretazione, e sta passando anche su dei canali sul digitale terrestre della Rai, quindi ho avuto il piacere di rivederti. Come hai costruito il personaggio Pantani? Ci ho messo più o meno un anno di preparazione in palestra e poi in bicicletta, un anno in cui mi sono visto, per fortuna era un prodotto Rai, quindi mi sono visto tutti i materiali che la Rai ha, perché le teche della Rai sono piene di DVD. Mi sono visto tutto, è stata un'esperienza incredibile che ancora oggi mi porto addosso, quella non me la levo più. Lo vedi cos'è? Lo vedi cos'è? Sarà sempre così! Rolando, secondo te il nuovo cinema italiano come sta? Il nuovo cinema italiano sta benissimo. Sta benissimo. Abbiamo un sacco di talenti che stanno venendo fuori, che hanno idee, che scrivono bene, che dirigono bene. Tutta per esempio la nuova leva di nuovi attori, non so, Elio Germano, premio a Cannes, no? Quindi possiamo e abbiamo le armi per fare delle cose belle, tante ne stiamo facendo. Il problema qui è che la cultura, in questo caso il cinema, ma lo stesso problema ce l'hanno il teatro e anche le altre arti, vengono viste come un optional, come un qualcosa anche forse anche di fastidioso, no? Qualcosa, invece no, in questo gli altri paesi europei ce la raccontano lunga, i soldi che vengono investiti sono molti di più. La cultura è un bene prezioso che porta anche soldi, che crea circuito di denaro, che arricchisce la nostra popolazione, di cui dovremmo essere fieri, purtroppo invece è relegata non in ultima posizione, ma neanche, cioè non è neanche nel ranking delle posizioni, è out. Senti un po', la tua opera prima invece, dietro la macchina da presa, è vicina? Speriamo. Ok, grazie Rolando Ravello. Complimenti. Lo ringraziamo veramente tantissimo per questa intervista e ringraziamo naturalmente anche Gianvito Casadonte che l'ha realizzata per noi. Eccoli.